Tra i maggiori successi c'è sicuramente la possibilità di riunire sotto lo stesso tetto rappresentanti di 47 paesi, delegazioni di 47 paesi che hanno emanato anche 220 convenzioni, quindi degli atti comuni per quei valori comuni che sono la base del nostro benessere, della pace e della solidarietà tra i vari paesi. Ma tra le sfide future c'è quello evidentemente di garantire la discussione multilaterale anche in futuro e anche la possibilità di far sì che altri stati ancora non membri partecipino a queste discussioni sulla base di quei principi di rispetto dei diritti dell'uomo, di solidarietà, di pari opportunità e di non discriminazione di cui ho parlato poc'anzi. Per quanto riguarda il ruolo dei parlamenti, questo nazionali deve essere sempre più importante, ciò significa che le discussioni, i dibattiti e le decisioni che vengono prese all'interno dell'assemblea parlamentare siano discusse anche dai parlamenti nazionali e siano poi concretizzate in leggi o decisioni governative parlamentari a livello degli stati nazionali. Citerei due esempi. Uno riguarda la Convenzione di Istanbul, ratificata anche dal nostro paese e che significa portare avanti delle misure per combattere la violenza nei confronti delle donne, che è un problema in Svizzera ed è un problema anche in molti altri paesi, se non in quasi tutti i paesi del mondo. Il secondo esempio è quello relativo alle norme di trasparenza che riguardano le persone attive in politica, i parlamentari e in particolare le norme greco discusse anche dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Anche in Svizzera abbiamo portato avanti delle misure concrete per dare seguito a queste raccomandazioni, anche se in questo ambito c'è ancora lavoro da fare.